cardinale. Qual è il segreto, cioè l'ingrediente speciale che ci aiuterebbe anche a noi qui a Brescia a fare altrettanto, a sognare un festival? Perché no? Con piacere. Io sono sempre, posso portare la mia esperienza. Sì. Non c'è problema. Sì, proprio questa. Difatti, volevo chiederti che consiglio potresti darci a noi, in base all'esperienza che hai avuto, per organizzare un festival qui a Brescia. Quale primo, potrebbe essere? Primo, avere locali grandi. Sì. Ma non troppo, perché quando un festival diventa troppo grande, perde l'anima. Questo è l'anima, si deve guardare, l'anima del tango si deve guardare, se no diventa un supermercato. Sì. Non si può ballare. Non si può ballare, è vero. Non è possibile. Ma a me mi piace quando ci sono molta gente, ma non tanto. Sì, okay. E quali errori dovremmo evitare se dovessimo avviarci lungo questa strada? Evitare la coppia. Sì. Evitare la coppia. Ho detto un francese. Evitare la coppia, deve restare originale. E quando le cose si fanno con tutto il cuore, io penso che le cose da gente risentono. Ottimo, faremo tesoro di questi consigli che ci hai donato. Va bene. Sarina, per concludere, sarei curioso di conoscere che cosa secondo te può fare la differenza tra un insegnante di tango mediocre e invece un maestro eccellente. Allora, si vede subito quando un maestro è troppo fasullo. Cosa vuol dire? Vabbè, guarda. No, restare molto semplice. Io ho conosciuto maestri che insegnano, ma durante la lezione mettono 10 minuti di esibizione del maestro. Che bello dire! No, non è il maestro che deve fare l'esibizione. Questa è bella. Sono gli allievi che devono fare l'esibizione. Questa è bella. Ecco, questo il maestro deve essere semplice. Sarina, grazie per aver condiviso la tua esperienza con noi. E lasceresti un breve messaggio conclusivo ai nostri amici ascoltatori? E soprattutto, come si fa a rimanere in contatto con te, con il tuo lavoro? Qual è la tua email, Facebook, il tuo sito? Allora, per stare in contatto con me, io certo sono in Francia, a Nizza. Sì, a Nizza. E per stare in contatto con me c'è il sito, sì. venitango.com. venitango.com. Okay. E c'è anche il festival, le pagine del festival. Va bene, è normale che capita anche a me. E su Facebook, come sotto che nome ti troveremo? Sarina Cassaro. Cassaro. È il Sarina mio nome, Cassaro, il mio sì. Nome. Okay. Signorina. Ecco. Signorina Cassaro. Ok. Io Angelo Mangiapane, a nome di tutti gli amici della Via del Tango, che è il nostro blog, no? Sul quale metteremo il nostro video, no? Ti auguriamo un in bocca al lupo. Grazie. E il coronamento di tutti i tuoi desideri e di tutte le tue aspettative. Grazie. E progetti, questo è il mio augurio personale verso di te. Grazie, grazie. L'accetto con tanto piacere. Va bene. L'accetto con tanto piacere, perché ci vuole molto coraggio, e quando la gente mi augurano con tanto cuore, mi fa molto piacere. Ah, molto va bene, piacere. Grazie Sarina. Allora ti lascio andare a mangiare, perché c'era Luis che già ci chiamava. Grazie, a presto. Grazie, ciao. Grazie a te.